Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 964192 348 0117609. Tre persone accusate di estorsione ed usura, tra cui un esponente del clan Bonavota di Sant'Onofrio nel Vibonese, sono state arrestate nel corso di un'operazione della DDA condotta dalle squadre mobili di Catanzaro e Vibo Valentia, scattata stamattina. Le indagini hanno preso il via in seguito all'attentato al priore di Sant'Onofrio durante la notte dell'affrontata, la manifestazione religiosa che si tiene ogni anno a Pasqua, monopolizzata dall''Ndrangheta che quest'anno era stata sospesa. È stato trovato stamattina il cadavere dell'allevatore Francesco La Rosa, 61 anni, che era scomparso mercoledì scorso durante un nubifragio a Tropea. Di La Rosa si erano perse le tracce mentre si trovava in un suo podere, mentre era intento ad accudire alcuni animali. L'uomo era stato travolto dalle acque ingrossate di un torrente. Il corpo senza vita è stato trovato sulla spiaggia da alcuni passanti che hanno avvertito i carabinieri. Oggi il governo dichiarerà lo stato di emergenza per la Calabria e per altre 4 regioni afflitte in questi giorni dal maltempo. La notizia è stata comunicata dal presidente della regione che ha voluto ringraziare il governo. «Sono soddisfatto», ha detto Scopelliti, «in quanto sono state accolte le mie istanze per i gravissimi eventi che hanno messo in ginocchio tantissimi territori calabresi, sia nella zona ionica che in quella tirrenica». La regione, ha proseguito, «ha impegnato ingenti somme, ma con lo stato di calamità naturale avremo gli strumenti per fronteggiare le emergenze». Ancora sbarchi di clandestini in Calabria. 78 immigrati sono stati bloccati ieri pomeriggio a Sovereto dopo che erano giunti sulla costa a bordo di un veliero. Altri sarebbero riusciti a fuggire e vengono adesso ricercati. Da settembre a oggi sono circa 545 gli stranieri sbarcati sulle coste calabresi, di cui 487 solo sulle coste crotonesi, 21 gli arrestati. Il gruppo di immigrati è stato portato nel centro di prima accoglienza di Isola Caporizzuto. Giusto ieri erano stati rimpatriati 72 egiziani sbarcati a Crotone martedì. Parte con uno stop immediato il processo Apocalypse Now, iniziato ieri nella sala Ferlaino del Palazzo di Giustizia di Catanzaro per l'omicidio del piccolo Dodò Gabriele. L'inadeguatezza dell'aula è stata la causa del rinvio disposto dal presidente della Corte d'Assise Giuseppe Neri al 17 dicembre. C'era infatti l'esigenza di sentire uno degli imputati, Francesco Tornicchio, detenuto al 41 bis, in videoconferenza, cosa che non è stata possibile. La prossima udienza si terrà nell'aula magna del Palazzo della Corte d'Appello. Con il tour di monitoraggio delle fiumare Scaccioti, San Biagio e Gallico, Legambiente ha acceso i riflettori sulle criticità del reticolo fluviale di Reggio Calabria. Nell'occasione ha lanciato la proposta di bonificare e trasformare le fiumare cittadine da ferite aperte sul territorio in risorse naturalistico-ambientali. Oltre 400 gli alunni delle scuole dell'obbligo Regine che hanno partecipato all'iniziativa realizzata dall'equipaggio di Operazione Fiumi, diventando esperti nella prevenzione di frane e alluvioni. Giacomo Mancini non intende candidarsi a sindaco della città di Cosenza, è quanto affermato lo stesso assessore regionale al bilancio nel corso di una manifestazione pubblica denominata Il bene di Cosenza al Cinema Italia della città Abruzia. Alla base della sua decisione l'impegno preso con il governatore Scopelliti di affiancarlo nella giunta per i prossimi 5 anni. Mancini poi ha inteso ringraziare il gruppo del PDL che lo aveva indicato come concorrente di Salvatore Perugini, che si ricandiderà. Essere donna nel terzo millennio, se ne è parlato ieri a Catanzaro in un incontro dibattito che ha voluto anticipare lo spettacolo Tutto al femminile che inaugurerà stasera l'ottava stagione del Festival d'autunno. Ad intervenire al convegno è stato un nutrito gruppo di professioniste, tra cui il presidente della provincia Vandaferro, che hanno preso la parola per fornire il proprio punto di vista sul ruolo e sulle sfide della donna nella società odierna. Stasera l'impegno sociale incontrerà la musica e il teatro con Marina Rei, Nada, Paola Turci e Mariella Lugiudice in Donna che parla in fretta.